Hola, ecco che c'è la Sabina. Buon pomeriggio a tutti. Scusate che sto. Allora, gli ospiti della serata. Oggi nel mio gruppo gli ospiti, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti, siamo in compagnia. Quindi, allora, lei pur di non farla ballare dietro, di fare il balletto, l'ho dovuta promettere di star qui in diretta seduta per bene. Ciao Sabina! Quindi vi presento la mia migliore amica. Oggi abbiamo Claudia, detta Claude Piscale, ecco, già mi ha guardato male. La Claude oggi è con noi e poi abbiamo anche il nostro amico. E buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo qui per parlare di sciascinoso, ragazzi. Quindi ho portato una romagnola doc e per la nostra challenge. Ecco che c'è anche Tommaso che già freni per entrare. C'è Marco, Andrea, ci sono tutti. Ok, allora buon pomeriggio a tutti, ben arrivati. Vediamo qua che Tommaso non vede l'ora. Ha paura che io inviti altre persone, che diventi un'agglomerazione, e quindi vuole entrare subito. Ciao Tommaso, buon Ciao, pomeriggio, ciao. ciao. Ma tu non hai degli ospiti a casa tua oggi? No, no, oggi no, No? oggi no. Ah, io sì, Però mi invece, devo vedi. attrezzare, la prossima volta mi attrezzo. Io ho portato, vedi, ogni sabato è uno in più. Capito? Quindi oggi c'è la Claude e abbiamo il nostro amico Loro. Quindi sabato prossimo avremo altri, e quindi capito? Siamo sempre più voluminosi. Come stai? Diventa Un assembramento, assembramento. Vabbè, assembramento con la S di assembramento, sì. sciascinoso. Guarda che è tutto il pomeriggio che io faccio gli esercizi di sciale lingua, insomma. Come va? Tutto bene? Tutto Ecco che bene. ci salutano i nostri amici. Abbiamo anche la Giada Schneck, la mia architetta, che tutte le volte io la cito perché in questo contesto così esotico non posso non citarla. Allora, oggi in questo contesto appunto tanto casalingo per te, no? Perché è tutta la settimana, ma tu non ti senti importante, onorato così? Tutta la settimana che noi parliamo di campagna, cioè giovedì Lo so, eravamo a Spigna. è vero, Cioè, sì. Mi dovresti. E come ti senti? Insomma, sento come. molto orgoglioso, vedi, c'è anche Francesco De Renzo che Vedi? ci sta seguendo, che è un altro produttore campano, Vedi? quindi vedi. Abbiamo tutta la campagna. Ciao Francesco, ciao. Ecco, salutiamo tutti i Magari campani. potrebbe essere uno dei prossimi ospiti, quindi Bene, sì. teniamo presenti. Guarda, lascio a te perché appunto io, altrimenti io finisco sempre per chiamare i miei clienti, quindi non va bene. Perché so. Allora, a questo punto invitiamo anche Andrea, il nostro ospite della giornata, del pomeriggio. Se riesco un attimo, perché sai che ecco, no, ma sto migliorando, sto facendo dei grossi passi avanti a livello tecnologico. Ok, ce la possiamo fare? Sì, in attesa. Intanto vado avanti nell'apertura della mia bottiglia. Ecco, Ah, eccolo, ciao, ciao Andrea, ben buon pomeriggio, ciao arrivato. Andrea, ciao Come Andrea. stai? Tutto bene, grazie. Mi ascoltavo mentre pronunciavate Shash, sciascinoso. shash. Perché la sfida, appunto, i challenge è quello di capire chi è che imparerà di più, cioè prima. Pensa, no, pensa un po', Andrea, che Carini ha portato anche una La romagnola romagnola doc, doc. Dai, come si perché la dice? S, capito? Perché aveva bisogno Sì, della sì. S romagnola, capito? Quindi Shashinoso. sciascinoso. No, devi dire in romagnolo. Sciascinoso. Sciascinoso. Sciascinoso, ottima pronuncia. Hai capito? La pronuncia romagnola. Sì, Irpigna, Irpigna e Napoli. Allora, nella challenge però ufficiale, è partita anche la votazione, che dura 24 ore appunto nelle mie history, è capire chi imparerà prima, quindi i brasiliani o i cinesi. Siccome appunto dobbiamo aprire i due mercati per il sciascinoso, perché sembra, ma anche per i brasiliani, non è? Io sono qui da 28 anni, ma voi cioè, pensate così, se ci sono i brasiliani in linea, cioè qui tra i nostri che ci sono, ecco, io vorrei capire come ve la. Cioè, per voi, con me, cioè, non è così, ragazzi, sciascinoso è una cosa impegnativa, a parte che è folcloristico da morire con me. Allora, Bello, dai. Andrea, raccontaci un po' appunto la tua esperienza nella divulgazione dello Con, beh, vedi, sciascinoso. sì, infatti. Francesco, scusami, Francesco dice saudade.
Come si saudade. Dice? Saudade. È un po', è un po' come sciaccinoso, cioè ci sta, foneticamente saudade. Ci sta, foneticamente ci ah, sta. Ah sì, dai, ogege. A me qualcuno sta iniziando a chiamarmi Mr. Sciasci, sì. È un diminutivo, è un dim... già dai, un diminutivo, dai. Ok? Quindi... È un'identità. Sì. È simpatico comunque come nome, dai. È un'identità, intanto io vado, eh. Sì, allora, sono Andrea. Ecco, sì, presentati, scusami. Ciao a tutti, sono Andrea Vitaiano. Andrea, c'è da dire una cosa, che normalmente, diciamo, le altre dirette non sono così. È una diretta che è partita un po' strana, non so, carine, ma... probabilmente... Di solito noi siamo io la preferisco così, No, ma avrà fatto un happy hour, secondo no, me. No, non ho ancora iniziato, guardate, è perché io e la Claude oggi stiamo festeggiando, per lei è una giornata importante, per quello, e dobbiamo ancora iniziare a bere. Allora, guarda, la mia architetta Giada mi dice che i carioca sono i napoletani, brasiliani, ecco, si vede, è per quello, Tommaso, che io, ecco, è che io e te siamo per quello che stiamo così bene insieme, lo sciascinoso e cre. Ragazzi, dai, partiamo con questa diretta, se no, vai Andrea, adesso seriamente, sciascinoso seriamente. Tenuta Vitaiano, Irpinia. San Martino Valle Caudina, esatto. Diciamo, quindi Campania, sciascinoso, e quindi inquadriamo l'azienda, il vino, prego. Allora, Irpinia, però non siamo nel cuore dell'Irpinia, anche se la provincia è Avellino, ma siamo al confine con Benevento. Quindi diciamo che in un certo senso possiamo prendere le caratteristiche migliori, io così dico, della zona del Beneventano e dell'Avellinese. Già così te la sei cavata molto bene, perché io da autoctono ti posso, diciamo, riferire... Che diciamo che non è che c'è tutta questa, diciamo, ecco, questa rete di relazioni affettuose tra la comunità irpina e quella sannita. Purtroppo, è sentito, è come un derby. È un derby esatto. Che, insomma, tutti sì. I giorni H24, soprattutto sul vino, devo dire, soprattutto sul vino. Quindi, bravo, San Martino, bravo. Valle Caudina è una valle, diciamo, del sannita, del Beneventano, quindi... Sì. Ecco, Andrea, ecco, parti da questa considerazione di essere un po' l'ago della bilancia tra le due province. Io direi tra tre province, perché io vivo a Napoli, mio padre è di Avellino, e poi l'azienda è al centro tra Benevento e Avellino, quindi diciamo devo fare attenzione. E, tenuta Vitaiano con un'azienda di... mi chiamo Andrea, ho 31 anni e sono responsabile commerciale di Tenuta Vitaiano. Tenuta Vitaiano a conduzione familiare nasce nel 2005 grazie alla passione di mio padre, principalmente, che mi ha trasmesso totalmente, e adesso mi dedico tanto a questo lavoro, che penso sia uno dei lavori più belli al mondo. La caratteristica di Tenuta Vitaiano è che, come dicevamo prima, grazie anche alla posizione geografica dell'azienda, del comune, abbiamo scoperto alcuni vitigni che sono più, diciamo, diversi, più, diciamo, come sappiamo, ad Avellino, in Irpinia, i più famosi sono il Taurasi, Greco di Tufo, Fiano. Noi, oltre a commercializzare e produrre alcuni di questi prodotti, ci siamo dedicati alla produzione dei nostri quattro cavalieri, così li chiamo io, ok? Che sono Aglianico, Coda di Volpe, Faranghina e lo sciascinoso, che come vedo già state degustando. Okay. Questo sciascinoso è, diciamo, è diventata la mia vera passione. Mi definisco uno sciascinoso ambassador, ok? Perché cerco di trasmettere effettivamente quello che è un vitigno antico. Io la chiamo un'antica novità, perché il vitigno è molto antico, però è poco conosciuto. Quindi la mission, essenzialmente, la mia mission è quella di far conoscere i prodotti della mia terra. Non a caso, Tenuta Vitaiano ha usato come stemma, come logo aziendale, lo stemma del comune di San Martino, che riprende, ora ve lo faccio vedere, non so se si vede,
che è semplicemente uno stemma, un cavaliere, che ritrae San Martino. San Martino era un cavaliere dell'esercito romano del V secolo, che qui nello stemma è ritratto mentre si taglia la veste per regalarla a un povero, ok, a un mendicante. Dopo questo evento riesce, diciamo, a avere una sorta di visione, ok, la leggenda dice che gli appare Gesù in sogno, che gli chiede effettivamente di trasmettere quella che è la parola del Signore. Lui decide di abbandonare l'esercito, la vita militare, e decide di trasmettere la parola del, chiamiamola la parola del Signore, chiamiamola così, ma in che modo? Con i prodotti della terra, tra cui anche il vino. Ed è per questo che a novembre c'è il famoso giorno, l'estate di San Martino, che si dice il giorno di San Martino, ogni mosto diventa vino. È collegato anche al, ecco, è collegato a San Martino Valle Caudina questa cosa. Ci siamo dedicati principalmente a questo vitigno che, grazie alla passione di mio padre, tanto tempo fa, mio padre faceva tutt'altro come lavoro, decise di però ha sempre voluto fare, ha sempre voluto essendo comunque di famiglia di agricoltori, ha sempre voluto fare il vino. Inizialmente, come già ho raccontato a Karin, ci fu un evento in cui ebbe la possibilità di dimostrare quello che poteva fare e che sapeva fare, facendo un piccolo numero di bottiglie, ok? E c'era questo vigneto vicino a Toro, che circonda tutta l'azienda, che era sciascinoso. All'inizio non sapevamo neanche che fosse sciascinoso, e fece questo prodotto che piacque tanto. Poi, andando ad analizzare il vitigno e tutto, capimmo che era sciascinoso, però era sconosciuto essenzialmente. Quindi ci chiediamo: che cos'è questo sciascinoso? Inizialmente non lo sapevo neanche io. Ho cercato su internet, ho qui alcuni libri che dicono che al Vesuvio viene chiamato livella, ok? Viene chiamato, diciamo, ci sono tante cose, no? Ma perché è italiano o è dialetto? No, è italiano. È italiano? È italiano. Sì, livella. E, però, diciamo, una fonte certa non c'è. Io quella che racconto è la storia di mia nonna, che quando ci sentì parlare di questo sciascinoso e non sapevamo chi cosa significasse, ci disse: guarda che sciascinoso. Andrea, io comunque ti interrompo un attimo, perché vabbè, sono collegati, c'era Lino Scarallo, adesso anche Cristoforo Trapani, insomma, ci stanno seguendo dei chef stellati, quindi quindi che il pubblico sta salendo di livello. Hai capito? Te lo voglio dire. Dove ti abbiamo portato? Quindi attenzione allo sciascinoso, perché vedi, ti stanno seguendo una platea, diciamo, ecco. Comunque, vabbè, voglio sapere la tua nonna cosa diceva del sciascinoso, perché questa roba la devo raccontare in giro. Mia nonna disse che sciascinoso era un termine dialettale antico avellinese che va a indicare la fragilità del grappolo dello sciascinoso, ok? E il grappolo, quando lo vai a toccare, sciascina, si sgretola. Sciascina perché si sgretola, arrivano, esatto, gli acini a terra, non si riesce ad aggrappare al rachide, quindi esatto, tu basta che una piccola mossa, e quindi è delicatissimo da questo punto di vista. Sì. Difficile da vendemmiare. Essendo la nostra un'azienda giovane, stiamo imparando ancora, anno dopo anno miglioriamo, e devo dire che negli ultimi anni lo sciascinoso ci ha dato grosse soddisfazioni, perché al di là del territorio, dei terreni, okay, delle caratteristiche del terreno, che sono molto particolari a San Martino Valle Caudina, grazie anche alla nostra passione adesso ci sta regalando delle piccole grandi soddisfazioni. Andrea, allora, prima che intervenga il pappagallo di Karine, diciamo, voglio, diciamo, avere un minimo di serietà a questo, diciamo, a questa diretta, quindi ecco, vedi, lo sapevo, ho sbagliato. stava buono, infatti è colpa mia, ecco, mi devi scusare, pappagallo, che non mi ricordo mai come l'hai battezzato. Si chiama Loro. 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 Chiedo scusa a loro. Allora,
In realtà, diciamo, sciascinoso, che ha questo, diciamo, nome che sembra quasi uno scioglilingua, perché sì. La challenge che ha, diciamo, attivato Carine, anzi, si può vedere la bottiglia, è questa qua la bottiglia, eccola qua, esatto. Francesca. E poi questa è la vecchia etichetta, che adesso esatto. Poi ci parlerà sì. Anche di questo. Sì, allora, la particolare dello sciascinoso, al di là del nome, no? È il fatto di prestarsi a un'interpretazione di un vino che ha comunque, diciamo, usiamo un termine che magari può essere comprensibile, ha una leggerezza. Sì. Quindi non è un vino che... una freschezza. Consente anche una beva, diciamo, un po' disimpegnata, nel senso anche un bicchiere di vino non necessariamente, diciamo, abbinato al cibo, che è un elemento, diciamo, ecco, da considerare. In più, questa freschezza, la leggerezza, cioè un corpo che definiamo magro, no? Una struttura esile, consente a questo vino rosso di essere un po' trasversale e magari giocarsi abbinamenti anche non così scontati sul pesce, sulla anche con la pizza diciamo magari margherita, no? Che siamo sempre alla ricerca di quelli che potrebbero essere i vini di abbinamento alla pizza, ecco, con questa morbidezza, questa leggerezza riesce bene a sposarsi con la tendenza acida del pomodoro, quindi è una fascia di vini molto interessanti, al di là della storia che poi magari ci ritorniamo, perché è una testimonianza dell'antichità della Campania sotto il profilo della vocazione vitivinicola. Ricordo, adesso purtroppo, diciamo, a Vinitaly, diciamo, sono, ecco, sono 2 anni di pausa, ma al Vinitaly qualche anno fa campeggiava sul padiglione B, il mitico padiglione B del Vinitaly della Campania, un bellissimo slogan: noi facciamo il vino da 3.000 anni. In Campania è così. Allora, sì. Il fatto di farlo da 3.000 anni, naturalmente, ha messo nella condizione questo territorio di vedere passare, o via mare, o via terra, tutti i vitigni che poi sono andati a colonizzare il vigneto europeo. E non è un caso che in Campania, diciamo, certificati e riconosciuti, ci sono oltre 100 vitigni. Che è un'enormità, se pensiamo che in tutta la Francia, diciamo, quelli coltivati saranno una ventina, no? Tra infatti. Bianchi e rossi. Quindi questa è una grande potenzialità, però... Che andrebbe comunicata un po' meglio. Sì, andrebbe... Però, Carine, qual è il problema? Perché è vero che è un valore aggiunto, è una potenzialità che deve essere, diciamo, in qualche modo ancora espressa. Però purtroppo può essere anche una zavorra, perché diventa difficile, diciamo, comunicare, diciamo, 100 vitigni diversi. Tu che sei esperta dei mercati anche un po' complicati, no? Come possono essere, diciamo, il Brasile o la Cina. Ecco, diventa facile parlare di Bordeaux, no? In Cina. Diventa facile parlare di Borgogna. Ecco, parlare di sciascinoso e far entrare, diciamo, nell'ordine d'idea che è un vitigno che ha una diffusione tutto sommato limitatissima, perché io qua quanti saranno gli ettari in Campania di sciascinoso? Qualche decina, ma proprio divisi tra provincia di Avellino, provincia anche, diciamo, beneventana, c'è qualcosa, Vesuvio, l'areale del Vesuvio, la penisola sorrentina, ma tutto sommato, al di là di queste, ecco, di questi fazzoletti di terra sparsi per queste province della Campania, veramente c'è poco. C'è poco, appunto... però è un peccato, perché io, diciamo, la degustazione poi la faremo magari tecnicamente, però la piacevolezza, la gradevolezza di questo sorso è un sorso che io credo che possa facilmente conquistare i palati di quel mercato. Bisogna sì. Però comunicare che questo è un territorio diverso, è un vitigno diverso, e questo, diciamo, sarà il tuo compito, Carine, di andare. Sì, infatti Andrea mi ha conquistata, e io non conoscevo il vino, infatti l'ho conosciuto dopo. Lui mi ha conquistata con il racconto. Io, vabbè, a parte amo il territorio, lo sai benissimo, l'Irpinia in particolare, perché la conosco bene tramite altre aziende.
ma non conoscevo lo sciascinoso. Quindi quando lui ce l'ha presentata a me e Sabina, specialmente appunto per il mercato estero, io sono rimasta incantata, infatti per quello che l'ho invitato oggi, perché io ho detto questa cosa deve essere divulgata, ho detto, io non lo conosco, ma immagino che tante persone devono anche proprio conoscerlo come l'ha raccontato a te, anche perché lui poi adesso volevo che ci raccontassi in 5 minuti quanto e quanto è lungimirante, non so se si dice così in italiano, come imprenditore nel suo piccolo, e quanto lotta a livello di comunicazione, di marketing per promuovere il territorio, quel pezzettino di storia e quanto lotta per il sciascinoso, per comunicarlo, ed è incredibile il suo mindset proprio come imprenditore. Tanto è che quando abbiamo finito la riunione gli ho detto, guarda, se un terzo, gli ho detto, dell'imprenditoria, della vitivinicola italiana avesse il tuo mindset, sarebbe veramente un'altra cosa, perché in effetti è molto grande la sua visione. E mi era piaciuto tantissimo. Non quindi è Angela, facile... Scusami, Angela Miccio, dai paesi vesuviani, ci corre in soccorso, dice più o meno dovrebbe essere tra i 40 e i 50 ettari distribuiti. Okay, grazie, nella... Angela. Ecco, grazie Angela. Grazie. Non è facile appunto avere, comunicare una un vitigno così, e non è, come non è facile comunicare le erpigne nel mondo. Io lotto tantissimo per quelle che sono i territori, i vitigni non conosciuti, non famosi. Io lavoro con vini che sono boutique, no? È facile vendere tutti quegli altri. E mi piacciono invece vendere la specialità, lavorare con la specialità italiana. Carina, prima di dare la parola ad Andrea, perché ti volevo raccontare una cosa che mi hai fatto venire in mente, proprio perché hai parlato della difficoltà di comunicare i territori, anche di far sapere l'Irpinia, no? Dove poterla, diciamo, localizzare. Io ricordo un'esperienza di diversi anni fa, fatta in una fiera, diciamo, a Colonia. Era una fiera, diciamo, dove si occupava di vino, ma comunque dove c'era anche il food, naturalmente. E in questa degustazione, dove c'erano degustazione, le platee classiche della fiera con i buyer di diverse nazionalità, io parlavo in italiano e c'era la traduzione simultanea, diciamo, in inglese e in tedesco. Quindi già tre lingue, diciamo, potenziali. Allora, io parlavo del Fiano di Avellino, quindi io mi sono calato nella mia cultura e ho iniziato a raccontare il Fiano di Avellino. E quando ho parlato di Irpinia e vedevo le facce, diciamo, come dire... Irpinia, ha detto sì. Allora io, pensando, diciamo, di riuscire a far localizzare l'Irpinia, ho detto, guarda, Napoli, più o meno siamo a una quarantina di chilometri di Napoli. Mi hanno detto, non conosciamo Napoli. Lo sai come ho agganciato la storia di quel territorio? Ho detto sì, allora non conosceranno Napoli, non conoscono l'Irpinia, conosceranno sicuramente Pompei. Ho detto near Pompei, vicino a Pompei, tutti qua, Pompei! Io prendo il Vesuvio, la costa Amalfitana, cioè io prendo sì, le cose turistiche, sì. E poi inizio a dire vai un po' più in su. Io quando dico che abito a Ravenna, devo prendere Venezia, poi dico, hai presente, scendi un pochino, hai presente la Croazia, la guardi davanti? Sì, è così. Allora, però, lo sciascinoso, in realtà... Ha la possibilità di raccontare realmente questo legame a Pompei, agli antichi romani, sì. Perché è un vitigno che probabilmente viene, ecco, la sua porta d'ingresso nella Campania è proprio quella provincia, quindi probabilmente pian piano, questo vitigno nei secoli ha camminato e poi è arrivato anche nella l'importanza, l'importanza del saper raccontare, l'importanza del storytelling, l'importanza di tutto questo, quindi l'importanza anche del produttore avere questo coinvolgimento e saperlo raccontare. Ed è lì mi collego, poi lasciamo la parola ancora ad Andrea, l'importanza emotiva, okay, del produttore
nel racconto e nella comunicazione del suo vino, del territorio e tutto questo, perché naturalmente già tanti italiani non sanno dove è l'Irpinia, ragazzi, cioè diciamo la verità, perché molte volte quando io sono giù in Irpinia la devo localizzare per gli italiani, figurati per gli stranieri. Perciò, insomma, è molto importante la figura veramente del produttore nella comunicazione sempre di più. Quindi, niente, io credo che questa sia una parte molto importante di Andrea. Ecco, io volevo che Andrea raccontasse appunto proprio per questo che lui ha deciso, giusto Andrea, di rifare un attimo tutta la comunicazione delle tue... Sì, ho deciso anche di aprire la bottiglia insieme a voi adesso in questo momento. Ecco, e so che tu hai deciso appunto di rifare anche la tua sì. comunicazione, etichette... nuove, un rebranding aziendale totale. Sì, un rebranding totale, aziendale totale. Mi ricollego un attimo con la cosa detta da Tommaso, il piccolo numero di ettari di Ciacino si è dato anche dal fatto che è sempre stato usato come vino da taglio. Da taglio, cioè, esatto. Sì. Che dà un tocco di morbidezza a vini corposi e strong come la Glianico. Esatto. E allora, conoscendo questa cosa, abbiamo visto che effettivamente ha una potenzialità questo vino, che possiamo dire che è un po' atipico, è diverso, che si abbina facilmente a tante pietanze, è facile da abbinare. E nella mia vita, quando mi del commerciale, essenzialmente io ho notato effettivamente come risponde il cliente allo sciascinoso, ok? E ho visto che la sua franchezza, la sua freschezza, il suo modo di porsi in maniera gentile, in maniera tra virgolette facile, ok, fa sì che si dimostri, si venga fuori quello che secondo me è l'essenza del vino, ovvero la condivisione, ok, condividere con le persone le emozioni che il vino dà. Secondo me lo sciascinoso ha questo potenziale, ok, quindi abbiamo deciso di investire e io sapendo ovviamente mi occupo del lato commerciale ma faccio parte anche della produzione essendo un'azienda a conduzione familiare so quali sono i sacrifici che ci sono dietro. Io ricordo che quando ero piccolo le prime bottiglie che mio padre fece mi sembrerà strana questa cosa però secondo me è anche bella da raccontare, non avevamo la capsulatrice per capsulare e usammo un asciugacapelli con il cartone quello della carta igienica attaccato con lo scotch e inventammo una capsulatrice al momento per le prime bottiglie. No, davvero? Sì, è una figura di è un modo diciamo non bello di capsulare, però in quel momento la creatività diciamo ha fatto anche innamorare in quel momento mio padre di questa cosa. Trovare il modo di migliorare sempre un prodotto, di crearlo e farlo piacere alla gente, ok? E adesso ci stiamo occupando di un... mi sto occupando personalmente di un rebranding aziendale, detta mia le etichette, ovviamente essendo... Ma già sono state definite? Oppure sono in fase di... Sono al 99%. Francesca ci dice che lo pigiava con i piedi. Guarda che bello. E poi, anzi, Francesca, rispondendo, scusa, una parentesi, 13 gradi, perché tu prima mi avevi chiesto la graduazione. Sì. È un 13 gradi. Sì. Vabbè, poi, è un 13 gradi che però non bisogna parlare più che di valore in etichetta, di percezione. Sì. Sono 13 gradi che proprio per effetto del bilanciamento della freschezza, dell'acidità che dicevamo prima, che aveva anche ricordato Andrea, assolutamente non si avvertono. Sono quella leggerezza che dicevamo, quella gentilezza. Ecco, abbiamo una struttura esile, cioè, l'alcol collabora alla struttura ma non fa sentire la sua presenza. E che è una cosa, diciamo, fondamentale. Io ho chiesto la questione delle etichette perché, onestamente, diciamo, se mi avessero dovuto dire ma che tipo di etichetta immagini per questo vino, avrei pensato a un'etichetta, diciamo, ecco, strana, nel senso molto giovanile, molto smart, sì, perché secondo me questa...
questa è una bottiglia, diciamo che d'approccio anche, cioè sì, per un consumatore che ancora, diciamo, magari ancora non ha compreso, diciamo, che il vino può fare parte della sua scelta, si deve avvicinare al mondo vino, e questo può essere, diciamo, secondo me, una tipologia in termini, allora, di morbidezza, di piacevolezza, che lo fa avvicinare al mondo del vino, magari, ecco, è abituato a bere altro, sì. Quindi mi sembra, diciamo, da questo punto di vista, ecco, in quel segmento di mercato, per andare ad attrarre consumatori anche con una, diciamo, ecco, una visualizzazione che possa essere facilmente comprensibile anche a un pubblico non abituato al vino, e quello voglio dire, un'etichetta smart un po' diversa. Sì, sì, l'obiettivo delle etichette, quando sono stato dal Grasso e ne ho parlato, ho detto, vorrei un'etichetta che quando non c'è Andrea Vitagliano o non c'è Tommaso Lungo, non c'è mio padre a raccontare il vino, si crea interesse nel consumatore a prendere la bottiglia e interessarsi effettivamente a quello, a cosa dice l'etichetta. Infatti è stata anche lungo la retroetichetta, il processo per fare la retroetichetta. Però adesso non siamo curiosi, ma si può vedere o no? O qualcosina, sì. Scusami, a questo, carino, è giusto. Ma io pensavo di essere stato una capito, una fortunata. Che mi ha fatto ma perché tu l'hai vista. Cioè, tu l'hai vista, Andrea. È molto, cioè, hai capito, mi ha fatto sentire importante adesso. Sono delle prove, però, ok. Sono dei disegni ovviamente fatti da un vignettista, il nome resta uguale, ovviamente il disegno, poi ogni vino, perché non solo lo Sciascinoso, ma anche Coda di Volpe, Falagnina e Ianico cambieranno, e racconta una storia effettivamente, ok? Sono disegni mitologici, ok? Che stimolano il consumatore a, diciamo, interessarsi, ok? Interesse nell'etichetta. Il nome Claudio dello Sciascinoso, lo diciamo, è dato dal Tocco Claudio, che è una zona dove i Sanniti al tempo, diciamo, combatterono contro i Romani. E quindi, stavo per dirlo. Allora, devi sapere che i Sanniti ci tengono molto, diciamo, perché è uno dei pochi popoli che può vantare di aver sconfitto i Romani, quindi almeno parzialmente sconfitti, perché poi, diciamo, nella storia si sono riprese le rivincite, le famose forche caudine, esatto, sono, quindi esatto. In realtà, dove poi i Romani sono stati costretti, diciamo, ad abbassarsi, quindi in segno di, come dire, di sottomissione e di resa al popolo sannita, che, diciamo, ecco. Ma io, tu sei un irpino con un cuore sannita, io lo voglio dire, questa cosa la dobbiamo indagare, questa cosa. Indagheremo. No, comunque bene, perché hai cambiato stile e adesso è un'etichetta che comunque, se la metti a fianco ad altre, effettivamente adesso si nota. Prima, come hai detto, prima era, lo possiamo dire, è un po' anonima, diciamo. No, era un è po' anche anonima, un po' lo stile, cioè è un po' più classico, un po', sì. Ammetto che non è facile cambiare etichetta, a parte perché cambi comunque identità. Sì, perché stai abbandonando qualcosa che è tuo da tanto tempo per qualcosa di nuovo, e non sai poi dove andrai a finire, ok? Può essere bella per me, ma per te può essere, per voi non può essere brutta, e quindi c'è sempre un po' di timore, cioè c'è paura di sbagliare, però l'ambizione c'è e la voglia di crescere pure, quindi buttiamoci, ok? Restano chiedendo della retroetichetta, ma mi sa che l'hai finito di scrivere l'altro ieri, mi dicevi, sì, giusto? Sì, quindi sì, non sì, è ancora... Allora, io la penso così, e Tommaso, dimmi, il tuo parere è fondamentale in questo caso. La retroetichetta, aiuto. La retroetichetta, nella maggior parte dei... La maggior parte per me non serve. Esatto, quindi essenzialmente quello che io ho fatto non è mettere un abbinamento... Sono tutte uguali, esatto. Sono tutte uguali, apriamo i formaggi stagionati, esatto. La cacciagione... Esatto. Servire quindi... a temperatura ambiente, e l'abbiamo risolta là.
No, anzi, ma chi... stappare un'ora prima di servire. Esatto. Io mi suicido quando lo sento. Allora, mi viene l'orticaria solo a ripeterlo. La domanda è, si ricorda la gente della retroetichetta? Io penso proprio di no. Quindi ho cercato di dare un tocco nuovo, giovane, a un'etichetta usando, diciamo, una sorta di racconto che stimola a quello che dicevo prima, che è la condivisione. Condividere i video, non condividere, cioè non ci interessa l'abbinamento, ok? Soprattutto con lo sashimi, non ci interessa l'abbinamento, ma ci interessa con quale persona lo abbini, con chi lo bevi e con chi lo condividi. Sì, Francesco, hai ragione, non tutte però, non stiamo generalizzando, hai ragione. No, no. Non tutte, non tutte. Che riparino. Dai. Bene, Andrea, quindi neanche un'anteprima di quello che hai scritto in questa retroetichetta, perché siamo curiosi. Sì. Dai. Due giorni fa mi hai detto, ho appena finito di scrivere la retroetichetta e mi hai lasciato lì così. Oggi non ci vuoi mettere... Un attimo che ve lo... Me la vado a No, la devo leggere, sì, comunque... Ti stiamo... Prima di iniziare a degustare. Comunque, se allora... qualcuno ha qualche domanda per Andrea, ecco... Vi leggo velocemente... Sì? Vino fatto col cuore, con passione, perché ci piace berlo con chi amiamo. Potremmo consigliarti con cosa abbinarlo, ma ci interessa di più con chi vorrai berlo, perché il vino rende migliore un pasto, ma soprattutto rende più intensa, più piacevole, più interessante la vita. E questo è il nostro obiettivo, un vino che restituisca un'atmosfera unica, edenica, viva, come l'uva da cui nasce. Ci interessa con chi berlo. No, allora, cioè, guarda, ti faccio fare un... colgo, diciamo, in questa retroetichetta quasi una citazione, nel senso che c'è un grandissimo produttore, che è Lino Maga, il fondatore del Barbacarlo, che è uno dei vini più rappresentativi italiani. Tra l'altro ho visto che ci sta seguendo, diciamo, ecco, Nicola Scagliola, ricordo una bellissima degustazione di Lino Maga, diciamo, proprio da lui in un'enoteca, diciamo, napoletana. Allora, c'è nel Bugiardino, che così lo chiama Lino Maga, che è un piccolo rotolino di carta che accompagna le singole bottiglie, ha anche il suggerimento, diciamo, dell'abbinamento. In questo abbinamento riferisce che il miglior, diciamo, ecco, non pensate a tante cose, basta essere in due persone, io e la bottiglia. Il migliore, quindi ecco, che un po', vedi, è il contrario della condivisione che diceva Andrea, però è anche per dire la centralità del vino, perché certo. Ciao Nicola, quando vedi, insomma, vedi la, insomma, ecco, tutto resta all'interno del vino, è anche una soddisfazione, diciamo, che gratificante da sola, senza pensare all'abbinamento e anche alla compagnia. Quindi vabbè, questa è una cosa, diciamo, una piccola deviazione. A questo punto si può degustare o no questo vino? No? Perché io fra un po' l'ho finita sta bottiglia. No, io diciamo, perché ho la mia spugnetta qui a fianco, hai capito? Perché, cioè, ma, lei no, deve festeggiare la vita. Noi stiamo festeggiando la vita. Non gliel'hai già, offerto? Non gliel'hai già offerto? Certo, ovvio. Ecco. No, infatti la mia spugnetta se la sta bevendo la bottiglia da sola e io sto aspettando di gustare con voi, che un po' c'è più niente. Ciao Marco, no, il fumelier. Ciao Marco. Ciao a tutti, io e la bottiglia. Già, quindi ci siamo. Tommaso... Chi parte? Ciao Francesco. Allora, per chi... un caro saluto a tutti. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Allora, per chi non è mai magari stato nelle nostre dirette qua, io a furia di fare le clubhouse con Tommaso ormai non so più. Allora, una domanda per Andrea. Le scelte per le etichette sono state fatte in base ai tuoi gusti oppure in base ai gusti dei consumatori? Bella domanda. Dobbiamo prima decidere questo vino dove deve arrivare, ok?
che poi c'è un consumatore in ogni, sono tanti i consumatori, però ho cercato comunque di, diciamo, prendere un punto medio tra queste due cose, ok? Ovviamente devi piacere, la prima persona a cui devi piacere è a me, e mi sembra giusto, altrimenti come vendere una cosa che non mi piace? E, però poi è fondamentale capire il consumatore di cosa necessita. Certo, sono giovane, quindi esperienza ne dovrò fare ancora, però diciamo giorno dopo giorno conosco gente a cui piace lo sashinoso e piacciono anche gli altri prodotti. Certo, incontro anche gente a cui il mio vino non piace, ma è giusto che sia così, non può piacere a tutti. Esatto. Non può per, assolutamente. Però, ascolto tanto, ascolto tutti e qualsiasi parere, consiglio lo assorbo e cerco di, me lo ricordo, e cerco di fare un concentrato per poi dimostrarlo effettivamente col prodotto finale. Ecco che effettivamente un figlio, ok? E questo dicevo. Allora, io direi che io farò la degustazione, però ho spoilerato la degustazione che ha fatto Carine nel post. E devo dire che sono in completo disaccordo. No, aspetta un attimo. Quello che io ho fatto nel post... D'accordo. È stato fatto da Andrea. Andrea, allora ti devo tirare le orecchie a te, Andrea. Va bene, volentieri. Allora, perché questo vino di Punta di Amaro non c'ha proprio nulla. È stato fatto da Andrea, quindi... Togli l'amaro da questa Tommaso, degustazione. Diciamolo sì. Tutto, come viene fatta questa degustazione. Cioè, sì. Chi non è mai stato qui nella nostra sala, nella nostra diretta. Allora, tra me e te, io sono la parte commerciale, la parte animazione della nostra room, della nostra diretta. Tu sei quello che devi degustare, quindi in questo momento io mi esitisco e bevo. Sì, sì. Okay. Allora, adesso al di là degli scherzi sulla, diciamo, ecco, sulla tiratina d'orecchie. Dovresti spedire qualche bottiglia in giro, guarda, abbiamo delle richieste in diretta. Allora, chi ha bisogno di bottiglie, scriva per favore... In diretta ad Andrea Vitaliano, c'è Vanessa che vuole qualche bottiglia. Stiamo restando che non è che la produzione diciamo è molto elevata, quindi contenete le vostre richieste solo per questo, perché sennò come, dove le vende? Allora, in realtà lo sashinoso di per sé, perché lo raccontava prima bene Andrea, era il compagno, diciamo, di bevuta dell'aglianico, nel senso che l'aglianico ha struttura, ha corpo, ha il tannino. Allora, chiaramente ha bisogno di un po' di leggerezza e di morbidezza, e la trovava dal punto di vista, diciamo, dell'ideale abbinamento con lo sciascinoso. Quindi questa interpretazione di Tenuta Vitaliano è perfettamente diciamo coerente rispetto all'idea del vitigno espressa nella sua purezza, eh? Quindi siamo comunque di fronte a un 100% sciascinoso. Da questo punto di vista, al naso è l'esplosione fruttata della frutta matura, che, diciamo, nella piena maturità c'è anche qualche, diciamo, riflesso di frutta un po' più scura, quindi c'è sicuramente la frutta rossa, ma anche qualche punta, diciamo, ecco, di magari di carruba, cioè di sensazioni un po' più scure, le avverto. Quindi non è soltanto frutta e basta, c'è una parte anche di maggiore profondità, di maggiore, ecco, magari interesse in queste tinte più scure. Ma dopo la frutta, diciamo, noi, ecco, esprime anche con una certa naturalezza e una certa spontaneità. Io ho la frutta, la faccio sentire, non mi vado a a arzigogolare sulle spezie, sul tabacco. Vuole essere quello che è, un'anima fruttata, dichiarata, immediata, disponibile e riconoscibile. Quindi per questo è un naso, se vogliamo, semplice, ma semplice è diverso da banale, è un concetto diverso. La semplicità della frutta è invece molto, ti mette in una zona di comfort zone, no? Nel senso, sono sereno, sono tranquillo, non è che devo andare a cercare chissà quale altra cosa. Quella magari la lasciamo anche a chi vuole, no? Anche a me, per esempio, talvolta mi piace soffermarmi
le ore all'interno, diciamo, mettendo il naso nel bicchiere, perché mi piace andare a sentire come si vanno a stratificare i profumi. Qui non c'è bisogno, perché l'esplosione fruttata è immediata, riconoscibile, non c'è nemmeno tanto bisogno di roteare il calice, perché l'intensità è veramente, diciamo, importante. Detto questo, per dire che il naso è vero, è fruttato, frutta rossa, matura e con queste linee un po' più scure. Poi però il fatto che non ci sia il tabacco, le spezie, perché ci dobbiamo penalizzare un naso quanto invece è così piacevole dal punto di vista fruttato? Ecco, quindi andiamo alla bocca. Morbidezza, avvolgenza. Quando ti lascia il palato, quindi dopo la deglutizione, senti, diciamo, ecco, che parte la salivazione. Un accenno di sapidità, un accenno di sapidità. Poi però, ciao Giancarlo, ciao Giancarlo, mi saluto. ecco, il fumeliere dice giustamente, il tabacco, se ci fumiamo un bel sigaro, lo ritroviamo. Allora, non c'è bisogno. Però, detto questo, la bocca che cosa racconta? Racconta morbidezza, racconta la freschezza della salivazione. E poi tutte le parti dure che magari potrebbero dare uno spessore maggiore sicuramente, però sono nascoste e sono assolutamente inutili, perché io già ho la gratificazione della bevuta con la morbidezza e quel tocco di acidità. Quindi ecco, percezione tannica veramente gentilissima, appena accennata in questa... Non vorrei nemmeno parlare di astringenza, parlerei di un tocco, diciamo, asciugante molto leggero, leggerissimo, quindi non parlerei nemmeno di astringenza. E questo finale, ripeto, con grande piacevolezza legata a questa salivazione che dopo la deglutizione, quindi nel finale di bocca, riesce a ripulire il palato di quella morbidezza. E io, diciamo, penso di aver inquadrato il vino che racconta quello che è un vino che ha una sua espressività genuina, spontanea, non, diciamo, troppo celebrale, ma non tutti i vini sono nati per dare, diciamo, ecco, difficoltà di comprensione. Se ci metti un perco. Sì, vero. E diciamo che possiamo dire che si sta imparando a staccarsi, a non essere più vadataglio, possiamo dire questo? Sì, questo sì. Io, allora, chiaramente c'è da dire una cosa, perché non voglio, diciamo, necessariamente parlare sempre bene del vino, no, che degustiamo. Allora, io c'ho solo un dubbio. Il dubbio mio è la prospettiva di invecchiamento. Cioè, che poi in realtà nemmeno, anche quello è un problema, se vogliamo, perché questo, secondo me, è un vino che deve essere apprezzato, deve essere valutato in un breve tempo. È un vino che si deve bere, non si deve conservare. È inutile che comprare un vino, ha detto sì, tienilo in cantina 10 anni e poi lo beviamo. No, questo è un vino ora da bere. E adesso. Sì. Basta. Sì. Quindi, questo dire. Quindi oggettivamente penso che per questa struttura che è magra, per la morbidezza, per una parte di acidità buona ma non impressionante, immagino che abbia un orizzonte temporale, diciamo, limitato, nel senso non è un vino che può aspettare 5, 6, 7 anni, 10 anni, almeno per quella che è la mia valutazione in questo momento. Poi magari Andrea ha la memoria storica di alcune bottiglie e mi potrebbe anche, diciamo, contraddire, non ci mancherebbe. Però dal mio punto di vista, se dovessi fare una degustazione alla cieca, direi perfetto, lo bevo adesso, grande piacevolezza, la morbidezza, perché aspettare? Perché andare oltre? È vero, non è ideale, cioè, ho diverse bottiglie conservate di annate vecchie, e valuto anno dopo anno, ovviamente, noto che fino a 3-4 annate, di 3-4 anni va bene, poi è come se perdesse qualcosa. Però ecco, quindi
un sogno, il mio sogno sarebbe un giorno di fare un invecchiamento in legno, ok? Però effettivamente se questo vino non si presta a questa cosa, non lo fare. Però gli esperimenti si possono sempre fare. Però poi... aspetta, allora ti dico un'esperienza mia diretta su un vino che ha delle caratteristiche simili per quanto riguarda la provincia napoletana, che è il Piedirosso, no? Allora, io il Piedirosso, diciamo, secondo me deve avere acciaio, deve avere capacità di gioventù, forse ha un corpo che si presta anche a un maggiore invecchiamento, però per esempio le versioni con il legno del Piedirosso, c'è l'Aglianico in Campania per il legno, non lasciamo quel settore... quel segmento di maturazione, di affinamento all'Aglianico. Penso che anche per come offerta della tua azienda, credo, no? Hai già il Taurasi, che quindi giustamente, come dire, il legno è già entrato nella tua cantina. Esatto. È meglio, diciamo, ecco, come diciamo, ecco, ci consigliano anche dei nostri ascoltatori. Ci sono anche delle domande. Sì, qua. Vai. Allora, guarda, intanto Tommaso, devo farti i complimenti perché stai migliorando sempre di più nella tua degustazione. Bravo, bravo. Sto studiando. Stai studiando, si vede, perché guarda, anche i tuoi colleghi qua ti fanno i complimenti, dice che le tue degustazioni sembrano sempre più vere, anche se non hai vino uno, è come se lo degustasse, se l'avessi lì. Quindi complimenti, bravo. Allora, detto ciò, volevo dire che io con il dialetto, c'è un nostro amico qua che ci chiedi se dovessi mettere la pesca gialla, se ci mettessi la pesca gialla, loro vini? Guarda, posso dirti una cosa? È una domanda tecnica. Guarda, quindi, Andrea, allora... c'è una domanda per te, poi... Sì, io rispondo anch'io, ma devo rispondere io o ad Andrea? Non lo so, è una domanda che è venuta fuori dopo la degustazione. Io lascio a Tommaso, perché... No, allora, da me la patata bollente, no, in realtà no. Posso dire, allora, siamo sommelier, siamo dei professionisti, abbiamo la capacità anche di esprimere dei giudizi tecnici, però nel nostro privato chi di noi, io parlo della realtà, diciamo, naturalmente campana, chi di noi non ha messo la percoca nel vino? È un momento di allegria, di condivisione, di fine tavola, una tavola estiva magari rumorosa con amici, hai la piacevolezza di gratificare la tua, diciamo, bevuta con queste, ecco, una sorta di sangria napoletana. Sì. In Spagna hanno fatto diventare la sangria una bevanda altamente popolare, e noi dovremmo anche imparare, diciamo, dai nostri compagni, diciamo, europei, che magari talvolta in alcuni casi potrebbe essere una... Marco, il fumelier, è proprio così, okay. Ma in realtà la sangria, non per dire siamo arrivati prima noi, ma la percoca nel vino, diciamo, è abbastanza datata, forse se la gioca con la sangria, quindi ecco. Quindi va detto bene? Questo, sì, va bene, sì, sì. Ok, invece Carlo ha fatto notare che hai usato come caratteristiche gentilezza, freschezza, spesso, no? Quindi a questo punto con che cosa si abbinerebbe bene questo? Perché in effetti non abbiamo parlato di abbinamenti. No, in realtà l'abbiamo detto proprio all'inizio, senso che è un vino rosso che innanzitutto anche sulla temperatura di servizio potrebbe giocare scendendo di qualche grado. Quindi non immaginiamo quindi i 16-18 gradi dei rossi strutturati, quindi possiamo, dobbiamo scendere, diciamo, una temperatura quasi da bianco strutturato, non da bianco, diciamo, giovanissimo. E già questo discorso della temperatura di servizio fa immaginare che è un vino che, secondo me,
non solo non anche, ma deve essere abbinato, secondo me, alla, ai pesci salsati, alle zuppe, alla pizza margherita, cioè dove c'è anche il gioco, soprattutto con il pomodoro. Il pomodoro è tendenza acida, è un nemico, tra virgolette, del, dell'abbinamento, e abbiamo bisogno sempre della morbidezza. Talvolta però la morbidezza la ritroviamo in vini molto strutturati, molto alcolici, e quindi chiaramente talvolta l'abbinamento non funziona, perché abbiamo magari anche uno spaghetto classico al pomodoro, no? C'ha la tendenza acida, ma la morbidezza, pensate alla morbidezza di un amarone, no? Per dire, non, la struttura e l'importanza è tale, diciamo, che chiaramente massacrerebbe il... E poi mica possiamo aprire un amarone della Valpolicella ogni giorno per lo spaghetto. Ecco, questo è un vino quotidiano. Quotidiano, in questi contesti difficili, vedo che più volte ritornano anche le castagne. Le castagne, infatti... Che... Vento. Le castagne, secondo me, sì, sì, è vero, mi scherzo, Fabio, che io ce l'ho con la pizza. Con la pizza. Ma attenzione, io però distingo tra la pizza a base rossa e la pizza a base bianca. Che, qua dovremmo fare un, diciamo, una diretta solo sulla pizza. Tommaso, sulla pizza terminerebbe l'impossibile. L'impossibile. In verità sì. È vero che Tommaso tira fuori sempre la pizza, qualsiasi ragazzi, cosa allora, tira ma... fuori. Che voglia. Allora, se diciamo pizza... Diciamo pizza, diciamo un termine intraducibile che esiste in tutte le culture le del lingue. Mondo. Tu se vai in Arabia Saudita e vai in California trovi la scritta pizza, non, sì, scrivi, sì. Non, cioè, non è per dire, ecco, questo è per dire. Io non mi dicono capisco... anche Dimmi. Scusami, dato che io leggo i commenti, mi dicono anche secondo me Angela, pure quello è molto interessante, lo spaghetto olive, pomodoro e capperi e pomodoro, che pure è interessante. Pizza marinara, brava Vanessa, hai ragione, pizza marinara è la morte sua. Io, ecco, vedi Vanessa, diciamo, ecco, ha accolto il mio suggerimento. La brasiliana che ci dà la ricetta della pizza, no? Andrea, ma te, che sei il produttore, stai zitto? No, no, io non sto zitto. Con ascolto, cosa vai a abbinare il tuo vino, no? Ascolto... Hai lasciato spazio a Tommaso, che adesso l'abbinerà con tutte le tipologie di pizze che lui conosce, che la nomina. Ascolto l'esperienza di Tommaso e può essere definito in alcuni momenti un rosso da pesce su alcune tipologie. Ho molti clienti che... appassionati di sciascinoso da freddo, ok, fresco, freddo da frigorifero, lo mettono in frigo e lo, ovviamente non una temperatura troppo bassa, ma lo preferiscono così e lo abbinano, molti lo abbinano anche alla pizza. E c'è stato, ci sono stati degli avete sentito? Sì, non pesce e pizza, quindi non ci siamo messi d'accordo, te lo voglio dire, Non ci siamo messi d'accordo. Comunque è questo essenzialmente, che effettivamente è quello che è lo sciascinoso. Andrea, chiedono di tuo padre. Mio padre è il maestro, mio padre è il venditore, mio padre è colui che vende il ghiaccio agli eschimesi, e io colui da cui io ho tanto ancora da imparare, e senza di lui non siamo una famiglia, quindi ognuno è fondamentale. Però ho imparato tanto, sto imparando tanto e imparerò tanto da mio padre, che ci mette una passione che quando lo, diciamo, se vi capiterà un giorno, e spero sicuramente di conoscerlo, direte, cavolo, ma lo devo comprare questo vino, perché è fenomenale, mio padre è fenomenale. Ascolta Andrea, io adesso non mi ricordo, ti ho detto che ieri ho aperto la prima bottiglia, no? di sciascinoso per capire, no? Per degustarlo per la prima volta ieri, e infatti ieri l'ho mangiato col pesce, e l'ho bevuto col pesce ed era con un sughino rosso, adesso infatti stavo chiedendo qual è il nome del piatto,
te lo farò sapere. Ed era, sì, sì, era a base di pesce. No, io rido perché leggo i commenti. No, guarda, stanno venendo fuori dei commenti che in effetti sono meravigliosi, guarda, sono meravigliosi. Io una diretta così, effettivamente, secondo me la diretta si abbina, cioè i commenti si abbinano col nome del vino. Anche, parlavano anche delle, diciamo, delle cotture alla brace, alla griglia. Pure lì mi trovo molto d'accordo. Perché la tendenza amarognola che va a essere amplificata da quel tipo di cottura è perfetta per lo sciascinoso. Quindi il pesce alla griglia... Chiedo una bottiglia di amarone un giorno. Cheat Tommaso Longo. Scusate. Era quello per cui ridevo. Era quello per cui ridevo. Di certi commenti perché sono veramente... non fate in certi commenti che sono spettacolari, veramente siete meravigliosi ragazzi, veramente bellissimi i commenti, lo provo super egregiamente, grazie a sono spettacolari. E niente, se non avete ma possiamo fare la diretta leggendo i commenti, è possibile? Cioè, è una diretta muta, cioè, ma è possibile? Perché sono stupende, cioè non si può fare. Allora, scusami Carine, la prossima volta facciamo così: non scrivere in diretta con, allora noi in diretta noi siamo zitti e leggiamo i vostri commenti, così fa. Hai presente quelle dirette domande e risposte? Faremo diretta dei commenti. Sono Tommaso, meravigliosi. Chiedevano dell'acidità. Tu cosa pensi dell'acidità di questo vino? Allora, è un'acidità. Allora, tipica dell'Irpinia. Allora, non mi voglio infilare nella tipicità, perché non mi piace il discorso della tipicità. Perché che cosa è tipico è una questione troppo, diciamo, grande, adesso per fare un po' di, per avere un po', diciamo, di serietà. Però io voglio fare una riflessione. Cosa stiamo chiedendo fare... di loro? Ma io posso mai fare una cosa seria col pappagallo? Scusa, mi stanno chiedendo di loro! Ma non è possibile. Allora, in realtà... Sto chiedendo di loro! Allora, per quei pochi che ci stanno seguendo per un motivo, diciamo, che al di fuori del pappagallo... Ho fatto una domanda chiara. Renato voleva sapere se il pappagallo era vivo. No, è vivo. Cioè, quando beve, sì. Allora, il ragionamento è questo. Io faccio una riflessione differente. Allora, l'acidità in questo vino è sicuramente molto presente, ma non mi interessa il valore chimico. Faccio una riflessione rispetto all'alcol. Cioè, un alcol che è dichiarato in etichetta 13 gradi, che non si avverte minimamente e che non è amplificato dalla morbidezza, che invece è estremamente percettibile. Che cosa significa? Significa che probabilmente c'è un'acidità molto interessante che riesce a mascherare la percezione. E io posso mai fare una cosa seria, guarda, sta diventando uno zoo, sta diventando, non è possibile. Vabbè, allora basta. No, scusa, guarda, la prossima volta faccio vedere un coniglio, però vivo, che c'ho io più là. Scusa, mi hanno chiesto, ecco, dai, ti ascoltiamo, Allora, ma lo sponsor che è Zomiguana, c'è lo sponsor. Ma tu hai scelto di fare una diretta con una brasiliana, ecco, guarda, esatto. Più esotico di così, Vabbè, scusa, vai. Ok, perfetto. Allora, io ho finito, l'ho finito. E infatti, comunque fa un bel effetto. Il vino dovete prendere alla fine. Sì. Vabbè, dai, continua. Noi ti ascoltiamo. Andrea ha fatto un commento tecnico. È un museo dell'orrore quella casa. No. Questo sciascinoso è pronto per il mercato brasiliano, vedendo l'effetto che fa sui brasiliani. No? Guarda, Andrea, che io sono sempre così ed è per quello che vendo come vendo in Brasile. E se i miei clienti sono molto soddisfatti del loro fatturato sul mercato brasiliano. Detto ciò, scusami.
No, no, ma io ho detto, tu ti sei distratta, ma io il mio intervento tecnico è finito, sì, perché ho già detto. Ma è stata lei che si è, io, vedi, allegria al top. Vabbè, sempre allegria. Ragazzi, cioè, voglio dire, cioè, voi, questa serietà che avete in Italia, allora, mi dirà di brutto. Vedi, leggete i commenti, voglio dire. Allora, no, adesso parliamo seriamente. Io sono seria, siete voi che mi avete distratto. Andrea, per chiudere, anche perché tra un po' ci chiudi Instagram, ma c'era il vino, dovevate aprirlo dopo, ma non è un problema del vino. Ah, sì, è un problema, sì, del vino, è vero, hai ragione. Qui i nostri amici di Instagram, se volessero mai degustare il tuo vino, ok, possono scriverti, tu puoi fare una vendita e spedirli a casa, o adesso sei in un momento trenino ci chiedono di fare pure il trenino. Vedi, io, guarda, io siccome sono una che faccio vabbè, stusita, però vedi, non sono io, hanno chiesto di fare il trenino, ecco, dove c'è vino c'è divertimento, vedi, io sono coerente con ciò che faccio. Volete il trenino? Tommaso, fai il trenino, dai. Io già era questa la condivisione di cui parlavo prima. Quindi, ci dice Andrea come devono fare? Vedi? Sì, io... Gli effetti del sciascinoso. Ovviamente ho fatto una mossa azzardata, che è quella di ritirare... Ascoltate che mossa di marketing! Tanta, rischiosa. Ritirare quasi totalmente, anche a causa del periodo. Quindi ho approfittato, diciamo, del periodo dell'emergenza sanitaria per ritirare quasi totalmente il prodotto dal mercato, da alcune piattaforme, per poi ripresentarmi, ovviamente, avendo completato il rebranding aziendale, con le nuove etichette e tutto. Certo, siamo presenti su alcuni canali, però ovviamente preferirei che mi contattassero, okay, le persone, per raccontare effettivamente com'è il mio prodotto. Quindi noi ti possiamo scrivere, tu ci puoi comunque qualche vendita fare in privato. Sì, assolutamente. E poi le etichette nuove. L'e-commerce c'era fino a poco fa, però adesso non c'è perché stiamo rifacendo anche il sito e sarà pronto a breve. A maggio sarà tutto pronto. A maggio, ecco, quello che volevo sapere. Quindi a maggio ci saranno le nuove etichette con il refresh e quindi... ci sarà tutto nuovamente sul mercato. Nel frattempo, chi volesse degustare questo fantastico vino ti scrive e faremo, insomma, importante è la nostra collaborazione con Coldiretti. Tutte le domeniche siamo in diverse piazze in campagna. E uno potrebbe cogliere l'occasione, ecco, per incontrare proprio il produttore, a differenza di acquistare magari, ma ci incontra dal vivo. Perfetto. Chi volesse poi il contatto di Andrea, ci può, se non riesce a trovarlo in Instagram, ci può contattare anche me, Tommaso, insomma, è quello che è. Va bene. Se non ci sono altre domande, di poter visitare l'azienda, ecco, poi quando sarà aperto sicuramente. Assolutamente sì, e con la speranza di incontrare chi ci ascolta e anche voi ai prossimi eventi, che purtroppo hanno rinviato tutto. Sì. Tommaso, ovviamente lo sai, c'è Merano, Vinita, c'erano... Ah, io in realtà la prima volta che ho assaggiato il vino di Andrea era a Merano, quindi... Poi al Gustus a Napoli, l'abbiamo riprovato insieme, se non ricordi. E sì, ecco, la speranza è quella di rivederci a un evento del vino prossimamente. Che... Ciao napoletano trentino! Allora, invece noi, guarda, qui c'è il team Cina, c'è Marco, Sabina che ti salutano, e c'è il team Brasile, io, Vanessa, Luciana, che vediamo chi vincerà questa challenge, chi imparerà prima a parlare, a dire sciascinoso. E quindi vi faremo sapere tra il Brasile e la Cina chi è riuscita a vincere questa bella sfida. Ma Andrea, è stata veramente una diretta bellissima. Grazie. Io spero
Grazie, salutiamo tutti, salutiamo tutti. Spero veramente insieme a Tommaso di essere stata un strumento di divulgazione di questo bellissimo, di questo fantastico vino, perché Shashinoso, cioè di questo vino che veramente per me è una novità, una bellissima novità, e che sia, insomma, per chi non conosce, un'opportunità di, insomma, per conoscerlo. Grazie davvero, grazie Tommaso, grazie a voi. Te. Ci vediamo sabato prossimo, ciao. Con una sorpresa. Ciao. Io adesso mi do da fare a mangiare con la mia ospite d'onore. Vi auguro un ottimo weekend a tutti voi. Andrea, grazie a tutti i nostri ospiti, a tutti i nostri amici, e per questa bellissima, leggera, divertente diretta, perché è stata veramente bella, alla faccia del Sud Italia. A cena puoi provare anche gli altri vini, perché non ti ho spedito. No, infatti, io non ho nessuno, che ci sono anche tutti gli altri. Esatto, se volete che faccio vedere tutte le altre etichette di Andrea. Grazie della possibilità. Grazie, grazie. Della grazie. Ciao, grazie. Ciao, a presto. Ciao.